Madonna, meno male che ci sei tu. Bravo, Kid. Bravo, Neymar. Bravo! Madonna, meno male che è finito. The next day. Parte. Vediamo se oggi va meglio. Atletico sarai tu. Ok. Scommettete che con quel rush adesso fai buchi. Bravo, Gomez. Bravo, già vuoto. Partiamo benissimo. Che mi sta attraversando. Ma guarda questo che gol ha fatto. Con sto Inaki Williams. Mortacci suoi. Gomez, partiamo bene. No, 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 no. Bravo lui. Mi sta passando attraverso a tutti. Non riesco a difendere sta settimana. Perdo pure un sacco di rimpalli. Guarda quanti buchi. Giusto, giusto, GG. Prendo troppe imbucate. Non riesco a essere incollato dietro. Anche qua di nuovo un buco enorme avevo. Non so cosa sia, ma devo capire cos'è. Perché è un problema. Prendo proprio tanti, 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 tanti imbucate, vado tante volte a vuoto. Bravo, Killian. Ehi! Questo è penalty, ref. Con tutti barricati. Meno male, sto ansufati, ho ancora una chance, però. GG a lui. Troppi buchi dietro. Ma poi sto prendendo pure troppi gol di rimpalli. Non l'ho mai preso tutti questi gol di rimpalli. È così sta settimana. Poco da fare. Bravo, Giglia. Non ne entra una. Guarda questo pure. Già tornato indietro 10 volte. Alla fine ha fatto sto kickoff. Bravo Neymar. Neymar è l'unico controllo. Sto Renato fortissimo. Sto Renato veramente fortissimo. Meno male che. No, guarda che roba. Meno male che. Si muove così. Ho rischiato di nuovo di prendere gol. Su un doppio rimpallo. Su un doppio rimpallo. Qua lo piglio. Troppo lontano. Non riesco a stare incollato. Devo segnare più degli avversari. Non riesco a stare incollato. Chi sono queste icone che ha questo in campo? Cioè, pure questo. Vabbè, a parte il mio giocatore che poi fa quello che vuole. Ma pure questa azione era nata da una cosa completamente sbagliata. Che secondo me è data da un gameplay marcio. Ovvero che il fatto che io gliela tiro addosso e poi mi torna a me. Bravo, Neymar. Neymar è l'unico giocatore che non si può mai dire nulla. Anche perché pure quel Varane. Qualcosa l'ha combinato, solitamente impeccabile. Bravo Neymar. Cioè pure Mbappé fa una fatica. Una fatica nei primi metri. L'unico è Neymar, ma perché Neymar ha un body type e un'agilità superiore, quindi lui se ne sbatte. Poi bravi loro, perché comunque sono tutti avversari tosti. Sono tutti giocare. Tutti dei campioncini. Due passaggi sono in porta. Bravo. Bravo Neymar. Sto gol di Sanchez. Ma quanti ne hanno in area?
Non so cosa farci, ragazzi, ve lo giuro. Non so veramente cosa farci. Palle che non entrano, non entra niente, raga. Pastorato fa pure dei bei passaggi. Bravo Neymar. Scatta una volta. Bravo, Killian. Bravo. C'è la Watkins. Che fa? Che fa? Si è dimenticato la palla. Io non ce la posso fare a vedere queste cose questa settimana, veramente. Meno male, perché se tiro prima, figurati. Se tiro prima me la piglia pure. Bravo, Varane. Bravo, 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 bravo. No, mi ero messo davanti. Tagliala bene. Bravo, bravo. Cioè, dai, 5 skill gliel'hai data a Pirlo, non gliele dai a Bega. Io adesso non me lo ricordo bene, ma non mi pareva proprio. Raga, uno alla Gattuso, ecco. Esci, eh. Ma ragazzi, sto Gomez non lo so, ripeto, io l'ho preso perché mettendo Cristiano ho dovuto levare Virgil per provarlo. Me ne hanno parlato tutti male gli altri pro praticamente, però vabbè, vedremo, raga. Tanto non è che, ripeto, abituati a Virgil devi cercare almeno peggio, non è che puoi fare tanto di più. Chi è questo? Cannavaro, Varane, Ballack. Chi è Kist? Dante. Io un Dante lo conosco, ma non penso abbia sta squadra. Ma cosa fa? Ma che ha fatto quel Cannavaro? Bella per Cannavaro. Solido. Che ha fatto? Ha spostato Cannavaro mediano? Manculato. Manculato due volte. Mi era andata bene per una volta. Gli deve tornare. Sai che invece questo Renzo è un giocatore pazzesco? Sai che questo è un giocatore pazzesco invece? Ho preso gol in modi e sono riuscito a veramente a boh, non fare un'azione decente davanti. Guarda qua che gol ha fatto sul kick-off. Dai. Ai! Bravo! Dio di. Fuori gioco, eh. Dai, come fa a essere buono pure questo? No, Mendy, ti prego, abbiamo ancora un'azione se non fai troiate. Parti! Sì! Parian sto rigore. Centrale come bambine. Porco Diaz. Figurati se non sta fermo all'ultimo. No, non ce la posso fare. Bravo. Bravo. Ecco, partiamo subito con un bel kit a muerto, team. Per ride. Vai, partiamo con Kita Muerte subito. Qua, vediamo il nostro amico napoletano cosa ci racconta. Dai, che sto militare è marcio sulla carta.
un fenomeno come l'anno scorso. Bravo, Neymar. Ehi, ma è arrivato dopo. Ma te lo giuro, te lo giuro. Mo' gente che fa doppi passi, usa il raddoppio, ne fa di tutti i colori. Bravo, Killian. Mario, non mettere tutti questi punti di domanda. Ma perché tutti questi punti di domanda? Che intasi la chat, zio. Ma ti pare normale mettere 70 punti di domanda? Devi andare su visuale, come c'è scritto nel comando, e mettere campo largo quei valori che ci sono scritti. Cioè, mi sembri quelle tipe quando ero ragazzino. Dani, ma dove sei? Punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda. Che ansia. Oppure i tre puntini. Dani, come stai? Bene. Sei sicuro? Tre puntini alla fine. Madonna, che ansia. Ti ho detto che sto bene. Dani, stasera usciamo, sì. Ma sei sicuro? Tre punti di domanda. Dio, ti ho detto che usciamo. Che devo fare? Venirti a prendere con un'astronave? Ma ve lo giuro, raga. Ma ditemi che non è vero. Mi mettono un'ansia quei puntini di domanda e quelle sospensioni che non potete capire. Questo se fa ancora un tocco di suolo gli asporto qualche organo. Esatto, come vada? Con 10 puntini. E poi tu gli scrivevi, ma stai bene? Sì, 3 puntini. Io, o stai bene o stai male, dimmelo. Non mi mettere 3 puntini. Cioè, stai bene? Sì. Delle barate sulla testa. Vai, andiamo con la per la 22. Conan Cowboys, Mbappé, Bruno. Voglio dare quel Bruno. Lenglet e Koundé. Qua bisognerebbe crossare su Ronaldo, raga, non sono capace però. Ti prego, Rashford. Oh, bravo, cazzo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Non male che c'è Neymar, va. È la freddezza, la capacità di essere freddi, amico mio. La capacità di essere freddi. Ti porto a andarmi a tagliare sta barba martedì, raga. Ma guardate come sto messo. Sembra uscito da un tombino, zio porco. Andiamo alla 23esima, va. Vai, Mbappé in prestito. Sì, bravo, cazzo, un altro. Insulti anche per te, forse. Ma quel Militao è un cazzo di porcellino matto. Anche quest'anno. Bravo, Killian. Tu dici, questo qua comunque uno conosciuto, ha fatto la sua storia, la sua carriera, ha già vinto un torneo internazionale, eccetera, eccetera. Dici, che cazzo gliene frega di venire a chiedere a me cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Magari non gliene fregava niente, però essendo una persona così, è venuto a chiedermelo e mi fece un sacco piacere. Abbiamo un gruppo WhatsApp tutti insieme, sì, raga. Bravo. Ma quello lì è Mendy veramente? Corri un po' che non c'è Mendy. Quanti Itas ho incontrato? Ma c'ho l'Instagram pieno di gente che mi ha detto da, t'ho battuto, è andata bene. Mi fa piacere. A me non è andata tanto bene però sto weekend. Liguria sono stato ovunque, raga. Liguria qua, sono stato a Sanremo, sono stato ad Albissola, sono stato a Pietraligure, sono stato a Diano Marina, sono stato alla Iguaglia, sono stato ad Albissola, sono stato a Portofino, sono stato a Rapallo. Liguria tutta praticamente, Savona. Eh beh, bel gol, non so come ha fatto entrare sta palla di sinistro con Mané, ma bel gol. Bravo, sì! Bravo, Neymar. Un'altra volta invece mi sono appeso una tenda pensando che ci fosse... Solitamente... Non è che pensavo. Solitamente c'era... Dietro la tenda c'era un'inferriata che quindi teneva. Quella sera l'inferriata non c'era più. Mi appoggiai alla tenda e scomparvi dietro la tenda. Con i miei amici... Stavano fumando, ero fuori, mi appoggiai, volai indietro. E i miei amici mi persero per un attimo. No, Luca, faccio il doppio passo e basta. Boh, dipende anche con chi lo fai, zio. Se lo fai con Mbappé, ovviamente. Sì, no, però sto Massimino deve farmi bestemmiare. Fai gol, basta. Madonna, sto Maximiano mo spacco il pad dentro la TV.
Io non so un cazzo, raga, di geografia, sono un po' una scimmia. Bravo, Cristiano. Il napoletano mi piace, ma a forza di sentire Olli, eccetera, abbozzo pure qualche parola per evitare di bestemmiare il napoletano. Ma a me, cioè, a me piacciono tutte le lingue, ma non. Tipo il piemontese non lo so parlare, raga. Mio padre, tipo, un po' di piemontese lo parla, anche lui che c'ha 30 anni in più di me, non benissimo, ma lui un po' lo parla, però, raga. Sempre dato precedenza all'italiano, troppo più importante.